In tutte le città campane nel fine settimana abbiamo assistito ad assembramenti, giovani davanti ai locali della Movida, senza mascherine e senza rispetto delle distanze. Gente a passeggio, a mare e in montagna, per godersi la bella giornata di sole e ovunque, a quanto pare, nessun controllo. Il bollettino dell'unità di crisi regionale riferisce di 1.202 positivi e il tasso di incidenza in regione arriva al 10,83%. Le nuove vittime sono 21, 12 decedute nelle ultime 48 ore. Sul versante ospedaliero cresce sia il numero dei ricoveri in terapia intensiva sia quello delle degenze. E intanto il governatore annuncia una possibile zona rossa per la Campania e per l'ennesima volta raccomanda. Per il momento cercate di mantenere la mascherina, siamo prudenti, non andate a galazzare la domenica mattina sul lungomare, ci siamo divertiti, vi siete divertiti, sfrenate, mangiate, pizze, ristoranti, vabbè, buono, siamo in zona arancione. E se non stiamo attenti, fra poco andiamo in zona rossa. Purtroppo è matematico, ve l'avevo detto, ma per tanti versi abbiamo città a cominciare da questa che sono totalmente fuori controllo. Ho visto solo domenica le transenne a Lungomare Caraccio quando non servivano più a niente. Quando c'è un'ordinanza, le forze dell'ordine e le polizie municipali hanno la responsabilità di garantire il rispetto. Ma se la sera dopo le sei ognuno fa quello che vuole e nelle piazze e nelle strade la metà stiamo senza mascherine, siamo perduti. Abbiamo il dovere di guardare sempre con fiducia al futuro. Noi siamo un paese che deve arrivare prima con la testa contro il muro, prima di capire la gravità dei problemi.